Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Laudato si mi Signore. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Questo mese si era aperto con la festa di tutti i santi e in qualche modo si chiude con una festa simile. Oggi noi francescani ricordiamo tutti i santi dell'ordine francescano. E la coincidenza è il 29 novembre 1223, Papa Onorio III approvava solennemente la regola di San Francesco. Ecco, questo strumento che ha permesso a una schiera davvero numerosissima di persone, uomini, donne, del primo, secondo, terzo ordine, quindi frati, suore, monache, ma poi religiosi fratelli, tantissimi laici che hanno camminato sul solco di San Francesco, seguendo insieme al Padre Francesco le orme di Gesù Cristo. Vogliamo ricorrere all'intercessione di questi santi perché ci sostengano, siano oltre che di esempio di aiuto, ci diano e ci favoriscono quelle grazie perché anche noi possiamo fare la nostra parte. Vogliamo riconoscere anche le nostre cadute, le nostre incoerenze e chiedere perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore di Gesù Cristo,
Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, che ti sei degnato di dare maggiore luce alla tua Chiesa con mirabile e svariata fioritura di santità serafica, concedi a noi di imitare gli esempi di tanti gloriosi confratelli e di conseguire nei cieli la corona riservata ai giusti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Siracide. Facciamo l'elogio degli uomini illustri, dei nostri antenati, secondo le loro generazioni. Essi furono uomini virtuosi, i cui meriti non furono dimenticati. Nella loro discendenza dimora una preziosa eredità, i loro nipoti. I loro discendenti restano fedeli alle promesse e i loro figli in grazia dei padri. Per sempre ne rimarrà la discendenza, e la loro gloria non sarà offuscata. I loro corpi furono sepolti in pace, ma il loro nome vive per sempre. I popoli parlano della loro sapienza, l'assemblea ne proclama le lodi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Questa generazione cerca il tuo volto, o Signore. Questa generazione cerca il tuo volto, Signore. Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Questa generazione cerca il tuo volto, Signore. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna. Questa generazione cerca il tuo volto, Signore. Questi otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, o Dio di Giacobbe. Questa generazione cerca il tuo volto. È una vera fratellanza. Vincendo le malvagità del mondo, seguì Cristo e con Lui esulta nei cieli. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo, mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono
se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Abbiamo ascoltato la vicenda raccontata dall'Evangelista Marco di questo tale che rimarrà sconosciuto, che corre incontro a Gesù e gli manifesta una domanda importante: che cosa devo fare per avere la vita eterna? Era una persona che voleva chiaramente prendere sul serio il cammino della vita, fare in modo che avesse un senso, che fosse qualcosa che andasse oltre questo orizzonte, la vita eterna. Che cosa devo fare? È una domanda che fa in ginocchio davanti a Gesù, che chiama Maestro, si fida, vuole lo spunto decisivo e aggiunge che alla domanda di Gesù di osservare fin dalla giovinezza i comandamenti di Dio. Quindi è una persona impegnata da molti anni, un uomo buono che voleva essere migliore, che voleva guadagnare tutto. Aveva fatto tante cose, ma voleva fare qualcos'altro per avere la certezza di conquistare questa vita eterna. Ecco, Gesù resta impressionato. Il racconto dice che lo guardò, lo fissò e lo amò. Questo ci dice una cosa molto importante già. Ecco, che Gesù segue, ci segue personalmente, accompagna con il suo sguardo amoroso i nostri passi. E proprio per amore di quest'uomo, non per sfidarlo, in chiusura del Vangelo di oggi, Gesù lo invita a fare un passo decisivo in questo cammino, in questo percorso, un passo generoso ed esigente. Va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Dicevo, una richiesta importante, capite? Per quest'uomo che possiamo intuire fosse un uomo benestante, potesse contare su tante sicurezze. Ecco, Gesù però lo invita a questo passo che purtroppo dal proseguo del racconto noi sappiamo essere troppo lungo per quest'uomo. L'Evangelista continuerà dicendo: si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Se ne andò. Il suo entusiasmo si spense lì, in quel momento. Un uomo che aveva fatto tante cose, ma in fondo non era libero dentro. Possedeva tante cose, tante sostanze, ma da queste era posseduto. Non riuscì a liberarsi nel momento decisivo di fronte a Gesù. Ecco, per guardare a noi, alla nostra vita, ecco, il Signore ci ama
desidera associarci al suo percorso, alla sua opera, che non è finita in questo mondo, e ci invita a fare un passo in più. Ecco, ci invita personalmente, forse non tutti, non con questa radicalità, con la radicalità che ha segnato tutti i santi francescani che oggi celebriamo insieme, ma a tutti il Signore chiede di andare oltre dove ci troviamo. Ci chiama a crescere ogni giorno nella nostra relazione con Lui, ad essere più generosi nella nostra risposta alla Sua presenza. E di fronte a questa chiamata potremmo anche noi essere titubanti e avere l'impressione che il Signore ci chieda troppo, che forse non era e non è per noi questo passo. La tentazione di allontanarci, di allontanandoci, ecco, perdere la grande occasione forse della vita, quell'occasione che forse non si ripeterà, che non ritornerà. Allora noi vogliamo chiedere anche attraverso l'intercessione di tutti i santi francescani, vogliamo credere alle parole che chiudono questo episodio, oltre a quello che abbiamo ascoltato stamattina, perché in fondo Gesù dice: tutto è possibile a Dio, tutto è possibile a Dio. Se umanamente abbiamo ragione di dubitare delle nostre forze, se crediamo, se ci fidiamo del Signore, allora faremo quel passo, sapremo andare oltre. Guardiamo la storia dei santi, guardiamo la storia di Maria, che di fronte alla prospettiva di diventare la madre del Signore, anche lei esitò umanamente, ma ricevette dall'angelo rassicurazione: nulla è impossibile a Dio. Vogliamo portare queste parole nel nostro cuore e ci stimolino a camminare con coraggio, con generosità, seguendo il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle nostre mani questo sacrificio a lode e gloria del Suo nome, per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa. Ti siano graditi, o Signore, i doni che Ti offriamo nella festa di tutti i santi dell'ordine serafico, essi che già godono della Tua vita immortale, ci proteggano nel nostro cammino verso di Te, per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di contemplare la città del cielo, la Santa Gerusalemme che è nostra madre, dove l'assemblea festosa dei nostri fratelli glorifica in eterno il tuo nome. Verso la patria comune, noi, pellegrini sulla terra, affrettiamo nella speranza il nostro cammino, lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa che ci hai dato come amici e modelli di vita. Per questa generosità del tuo amore, uniti all'immensa schiera degli angeli e dei santi, cantiamo con gioiosa esultanza la tua lode. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Emilia e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi Francescani, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. O Padre che ci nutri dell'unico pane e ci conforti con l'unica speranza, donaci il Tuo Spirito, perché insieme con i Tuoi Santi formiamo in Cristo un cuore solo e un'anima sola per risorgere con Lui nella gloria, per Cristo nostro Signore. Invochiamo anche l'intercessione di San Leopoldo. O Dio, Padre onnipotente, Tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della Tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari, anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla Tua volontà, nella speranza delle Tue promesse, nell'amore della Tua presenza. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.